Chi mi conosce sa che sono solito paragonare la Terra a un'astronave che viaggia nell'infinità dell'universo. L'astronave Terra è l'unico luogo dove possiamo vivere, è la nostra casa comune. Quindi bisogna custodirla bene, ma non lo stiamo facendo. Il virus molto pericoloso che in questi giorni ci costringe a stare in casa è il risultato del nostro comportamento sbagliato nei confronti della Terra. Degradazione dell'ambiente, cambiamento climatico, esagerato uso delle risorse, perdita della biodiversità. I virus sono in qualche modo profughi della distruzione ambientale causata dalla nostra aggressività. Loro stavano bene nelle foreste e nei corpi di alcuni animali. Gli abbiamo offerto l'occasione di venire a moltiplicarsi nei nostri corpi. Molti oggi sono preoccupati per le migliaia di morti causate dal virus nel mondo, ma dovrebbero esserlo ancor più per il fatto che a causa dell'inquinamento atmosferico ogni anno muoiono circa 1 milione di persone in Cina, 650.000 nell'Unione Europea e 80.000 nella sola Italia. Bisogna cambiare il modello di sviluppo basato sul consumismo e sull'usa e getta. Bisogna evitare gli sprechi e vivere con sobrietà, in equilibrio con la Terra. Dobbiamo considerare questo virus come un provvidenziale ultimo avviso che ci manda la Terra. Più che aver paura del virus oggi, dobbiamo aver paura che, cessata l'emergenza sanitaria, si torni alla situazione di prima. Di Yardei e la terra non se la passa molto bene. Ha la febbre, i mari continuano a diventare più acidi, le foreste arretrano, i funerali delle specie si sono moltiplicati per mille. Ora poi è arrivato il Covid-19, certo è una minaccia che ci costringe a una grande cautela, però da qualche parte si sente dire: allora torniamo in quest'occasione alla vecchia economia, quella del XX secolo, quella dei combustibili fossili, ripartiamo veloci in questo modo. Non è una grande idea, perché ogni volta che abbiamo dichiarato guerra all'ambiente non è andata bene, soprattutto quando questa guerra è stata una guerra chimica. Penso alle centinaia di specie di insetti che sono diventati resistenti al DDT, ai 50.000 italiani che ogni anno muoiono per la resistenza agli antibiotici perché ne usiamo troppi e anche negli allevamenti intensivi degli animali. Allora, per i 50 anni dell'Herday, l'augurio è di tornare a far pace con la terra, una pace guardinga, ma pace. Deve essere successo che in una foresta dell'Asia qualcuno ha dato fastidio a un pipistrello che stava lì tranquillo da milioni di anni e questo ha dato fastidio a un pangolino, qualcuno si è mangiato un pangolino e adesso in un tempo velocissimo io devo stare a casa e ci sto molto volentieri perché così forse evito che qualcuno finisca intubato in una terapia intensiva in Lombardia. Questo per dire che c'è un filo veramente molto preciso che tiene tutti noi in qualche modo uniti e tutti noi siamo in questa pallina molto piccola che si chiama Terra e ci tocca ricordarcelo e provare a pensarci, questo filo che avvolge questa pallina piccolissima che si chiama Terra. Vivendo noi e le nostre
nostre imprese, ma non solo, un'esperienza che può rivelarsi essenziale per modificare il nostro approccio futuro e renderlo quindi sempre meno dannoso all'ambiente in cui viviamo. Ma tanto l'Italia e soprattutto l'agricoltura italiana hanno già fatto in questi ultimi anni, tant'è che in Europa siamo il paese che produce il cibo più sano e sicuro e attento agli sprechi in assoluto e anche attento alle emissioni di gas serra. Senza contare inoltre che negli ultimi 10 anni abbiamo fortemente contratto l'utilizzo di prodotti chimici di sintesi, per alcuni dei quali si è avuta una contrazione anche del 50%, favorendo così l'insediarsi di un'agricoltura sempre più sostenibile. In Europa siamo al primo posto per produzioni di seminativi e colture permanenti biologiche, ma la situazione attuale che stiamo vivendo può minare alla base i risultati fin qui raggiunti, anche perché ha messo in crisi i piccoli e medi agricoltori, l'ossatura dell'agricoltura italiana. Ecco perché noi consumatori possiamo giocare un ruolo fondamentale nel sostenere le loro produzioni, un ruolo fondamentale che non avrà risultati positivi solo dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto nel consolidamento e nel rafforzamento di quegli impatti ambientali che abbiamo raggiunto e nella sostenibilità che il nostro sistema, paese e agricoltura possono e devono avere. Sono salito sul tetto del mio palazzo per raccontare che cosa ho imparato durante l'esperienza coronavirus. Beh, personalmente ho imparato a misurarmi con l'incertezza. È la prima volta, credo, in cui la mia generazione, almeno in questa parte del mondo, si misura con l'idea del rischio, con la sensazione che le cose possano cambiare al di là della nostra capacità di mantenere il controllo sul cambiamento. Beh, è una grande lezione che abbiamo acquisito questa dalla natura, dagli ecosistemi, anche nella loro aggressività, e credo che dobbiamo ripartire da questa consapevolezza, dall'idea cioè che possiamo, dobbiamo cercare la sostenibilità anche in scenari completamente diversi rispetto a quelli che immaginavamo. Queste settimane, nei giorni del contagio. Si è dimostrato un bel pensiero, è stato un collante tra genitori e figli, un'occasione di svago. Chiusi in casa, abbiamo inventato ricette, abbiamo impastato pizze, abbiamo riscoperto piatti semplici o ricette della tradizione. Siamo tornati ad accorgerci che il cibo custodisce valori, che non è merce. È bisogno di sopravvivenza. Porta emozioni, racconta storie antiche. E se il cibo non è merce e ha un valore, noi non lo buttiamo via. Sarebbe straordinario per il bene del pianeta se dalla pandemia, dalle vivande conquistate a fatica nei negozi, apprendessimo la lezione che non possiamo più permetterci di sprecare. Covid-19 ci ha insegnato che non esiste benessere senza la salute e ci ha insegnato anche che la salute dell'uomo e la salute del pianeta vanno di pari passo.
Quindi essere e benessere sono due facce della stessa medaglia. Il baco del millennio ce lo aspettavamo alla fine del secolo scorso e invece è arrivato adesso. Mutato e mutante come un vero virus che si rispetti, ce lo aspettavamo dalla tecnologia e invece è arrivato dalla biologia. E di fatto ha cambiato anche il nostro tempo. In realtà quello che ci aspetta adesso, quello che ci aspetta nel dopo Covid, sarà il vero inizio del terzo millennio. Giornata mondiale della Terra, edizione numero 50, ai tempi del coronavirus. Cosa possiamo dire? Che riflessione possiamo fare su questa navicella che vaga nello spazio con un equipaggio, che poi siamo noi? Beh, io voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, buon vino magari, perché qualcosa sta succedendo. Io non voglio tornare, non penso sia corretto, alla normalità di prima. Torneremo come prima. Prima c'era qualcosa che non andava. E se abbiamo imparato qualcosa in questo periodo, diciamo, di reclusione forzata, è riprendere il valore del cibo. E dentro il cibo ci sono le risorse naturali di questa navicella. Pensiamo al suolo, all'acqua, all'energia, sono limitate, teniamone conto nella nostra dieta, nella cura della natura, di noi stessi. Ecco, io voglio una resilienza che si trasforma, che ci cambia in meglio, e questo periodo di riflessione forzata ci deve portare a una nuova normalità, sarà diversa da prima, ma più bella, più sostenibile, soprattutto questo, sostenibile.